a tutti, io sono Stati, benvenuti su questo canale. Oggi andremo a vedere altri due tool in maniera un attimino più approfondita. Il tool trasforma e il tool ordina. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Cominciamo come al solito a creare un nostro oggettino di base. Ecco qua il mio oggettino di base, cominciamo ora a vedere il primo dei due tool, il tool trasforma. Il tool trasforma contiene 5 linguette, ognuna delle quali corrisponde a un'operazione che possiamo andare a eseguire sull'oggetto selezionato. Il primo, muovi, ovviamente cosa fa? Come dice il 9, muove l'oggetto nello spazio all'interno del canvas, per cui abbiamo due parametri principali, lo spostamento orizzontale e verticale. Abbiamo la possibilità di compilarlo sia ovviamente via inserimento numerico che attraverso questi due tasti di decrescente e crescente, e poi l'unità di misura a cui fa riferimento il valore numerico. Andiamo a vedere per esempio cosa succede se inseriamo uno spostamento di 10 mm. Vedete che una volta che faccio applica, lui va a spostare il nostro oggetto verso destra di 10 cm. Ovviamente valori inferiori, cioè negativi, vanno a fare lo spostamento dal lato opposto. Qui abbiamo anche una spunta che ci propone il suo tooltip: aggiungi lo spostamento relativo specifico alla posizione, altrimenti modifica direttamente la posizione assoluta attuale. Proviamo a vedere cosa succede se noi deselezioniamo. Ecco che all'interno dei nostre mascherine, dove abbiamo i nostri valori, ci indica la posizione assoluta rispetto al foglio di lavoro. Il foglio di lavoro si trova per esempio a destra del nostro oggetto. Se noi per esempio qui inseriamo 0 e 0, vedrete che lui va a posizionare l'oggetto all'interno della pagina tenendo come punto di ancoraggio il punto della selezione dell'oggetto in alto a sinistra. Ovviamente in questo caso abbiamo anche a disposizione un'altra spunta che ci permette di applicare lo spostamento sia su oggetti singoli che oggetti selezione di molti oggetti. Nel caso in cui questa spunta per esempio non fosse selezionata, vedremo che normalmente lo spostamento avverrebbe in questa maniera. Vedete, tutti assieme. Altrimenti, se deselezionando, vedete che si sposterebbe l'intero gruppo nella stessa posizione, cioè nello stesso ordine, nella stessa direzione. La stessa cosa ovviamente vale per gli spostamenti verticali. Comunque di base i valori che andiamo a impostare riguardano il numeretto relativo e in questo caso applica ad ogni oggetto separato, applica ad ogni azione, ogni oggetto separatamente. Madonna signore, oggi va così. Vabbè, passiamo al secondo, scala. Ovviamente in questo caso non andremo più a fare lo spostamento, ma una scala dell'oggetto sia nel lato per la larghezza che per l'altezza. Anche qui abbiamo la possibilità di cambiare l'unità di misura oppure le percentuali, attivando invece questo tasto abbiamo la scala proporzionalmente, per cui la scala proporzionale. Per cui in questo caso, se noi facciamo per esempio in centimetri,
vedete che adesso ci dà già la dimensione dentro di partenza, per cui se noi adesso qui andiamo a dire 20, vedrete che anche il secondo valore cambia. Se invece andiamo a deselezionare la scala proporzionale, a dare un valore solamente a uno dei due lati, vedete che l'oggetto verrà stirato. Stessa cosa stesso comportamento fa questo tipo di spunta, lo fa uguale a quello che ha fatto il movimento, per cui se lo teniamo selezionato o deselezionato va a incidere sull'applicazione singola oppure di gruppo di questo tipo di trasformazione. La terza è ruota, come dice già il nome, ovviamente qui basta impostare un valore, qui abbiamo ovviamente i valori in percentuale, turn, rad e grad, per cui ovviamente noi siamo più abituati a usare i gradi, basta fare un'applica, vedete che l'oggetto leggermente si gira perché ovviamente il valore è molto basso. Qui abbiamo i due tasti, uno che ci permette di fare la rotazione in senso orario e l'altro in antiorario. Anche qui abbiamo la spunta che ci permette di girare gli oggetti selezionati singolarmente o in maniera multipla. La distorsione, anche qui abbiamo sempre la maschera che ci permette di compilare il valore della distorsione orizzontale e verticale, i gradi, oppure qui abbiamo tutte le unità di misura, per cui ci permette di assegnare una distorsione utilizzando vari unità di misura. Anche qui è presente il solito comando applica ad oggetto, ad ogni oggetto separatamente oppure a una multiselezione. Se noi andiamo a fare per esempio una distorsione di 30 gradi di questo oggetto in orizzontale, vedete che l'oggetto verrà stirato in orizzontale, per cui diciamo che questo è il tipo di operazione che andremo a fare all'interno di questo tool. Esiste anche un quinto metodo di trasformazione che si chiama matrice, ma non lo vado a trattare perché è abbastanza complicato e sinceramente non si trova un approccio semplice per spiegarlo. Vi spiego leggermente, proprio marginalmente, cos'è. È un tipo di modifica algebrica, per cui abbiamo 5 campi, ogni campo fa un'operazione. Per esempio, se noi andiamo a impostare innanzitutto vedete che abbiamo là il D sempre già fissi, impostati con valore 1. Gli ultimi due E e F, per esempio, gestiscono gli spostamenti. Se qui mettiamo per esempio un millimetro, anche qui l'unità di misura è sempre impostabile come nelle altre, comunque vedete che l'oggetto fa degli piccoli spostamenti in basso a destra. Se noi qui lo riportiamo a 0, lo spostamento verrà solo a destra senza in basso, per cui E diventa Y, X, F diventa Y. Questi altri due, adesso riportiamo a 0 per non far casino. Se noi per esempio andiamo a dare un parametro 1 al B, vedrete che abbiamo una sorta di stretch su un punto di origine che dovrebbe essere il punto 0. Comunque possiamo andare a vedere anche il C, per esempio, se noi facciamo C, anzi riportiamo all'origine, facciamo C, vedete che fa un altro tipo di rotazione stretch. Per cui io questo ho spiegato un minimo cos'è, ma non mi addentrerei più di questo, perché per compilare questo pannellino bisogna avere ovviamente conoscenze algebriche. Tutte le operazioni che abbiamo visto ovviamente si possono fare direttamente in Canvas selezionando un qualsiasi oggetto, utilizzando i due tipi di trasformazione. Il primo gestirà ovviamente la scala utilizzando le maniglie in questa maniera,
e il muovi, e il secondo tool che si attiva cliccando nuovamente sull'oggetto gestirà le rotazioni e gli stretch. Ovviamente non abbiamo la precisione che abbiamo qui, perché qui possiamo compilare, tenere presente il valore numerico della trasformazione che andiamo a inserire. Nel secondo caso, cioè in questo caso, è puramente manuale, per cui il controllo è molto più impreciso, diciamo così. Adesso riportiamo, magari cancelliamo un po' di oggetti e andiamo a vedere l'altro tool che volevo vedere oggi. Scusate, ma il mouse nuovo, ho preso un mouse strano, di quelli verticali, mi devo un po' abituare. Andiamo ora a vedere l'ultimo tool, che è il tool Arrange o Disordina. Creiamo innanzitutto delle copie del nostro oggettino. In questo caso saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere. Selezioniamo tutti gli oggetti in scena. Per vedere se gli oggetti sono realmente 11, vedete, basta abbassare la riga e le colonne. La riga e le colonne compongono la griglia teorica dentro la quale andranno distribuiti i nostri oggetti. Per cui, se gli oggetti sono 11, possiamo avere per esempio 2 righe e 6 colonne e averne una libera, 3x4 12, averne sempre una libera e così via. Qui non avete mai valori diversi dalla somma di tutti gli oggetti distribuiti all'interno di questa griglia, per cui dalla moltiplicazione delle righe per le colonne. Mettiamo in questo caso di avere 3 righe e 4 colonne, facciamo brutalmente ordina e andiamo a vedere cosa succede. Succede che il software Escape distribuisce all'interno del nostro canvas i nostri oggetti tenendo come riferimenti 3 righe e 4 colonne, per cui dispone su 3 righe e 4 colonne tutti gli oggetti che noi abbiamo selezionato e applicato questo tool. Come li fa? Come fa a distribuirli? Utilizzando in questo caso il punto centrale di ogni oggetto. Ok, questo è molto importante. Adesso andiamo a vedere, per esempio, cosa succede se al posto di imposta spaziatura con valori a 0 andiamo a dare magari qualche millimetro in più, anzi lasciamo pixel, magari un bel 100 pixel per lato, 50 pixel per lato. Per cui adesso lui cosa farà? Farà una distribuzione lasciando tra un oggetto e l'altro 50 pixel di spaziatura. Vedete che qui crea delle spaziature di 50 pixel. Andiamo invece adesso a vedere se noi cambiamo il punto di ancoraggio, cosa succede. In questo caso non succede assolutamente nulla. Perché? Perché tutti gli oggetti hanno la stessa forma, per cui non abbiamo questo tipo di problema. Cambiamo alcune dimensioni degli oggetti in scena. Mettiamo qualche secondo, scusate. Riselezioniamo tutto, andiamo a fare un nuovo ordine e vedete che abbiamo un'altra disposizione. Perché? Perché adesso la spaziatura minima rimane 50 tra gli oggetti, ovviamente 50-50 sia sull'asse X che sull'asse Y, ma le dimensioni degli oggetti essendo cambiate ci sono delle spaziature che vengono impostate a un valore superiore a 50. Lasciamo questo là. Se adesso noi andiamo a cambiare il tipo di aggancio, cioè il tipo di punto di riferimento all'interno del nostro oggetto per fare l'ordine, vedete cosa succede? Che viene cambiato, perché il punto di ancoraggio, cioè il punto che viene calcolato per fare questo tipo di operazione, è questo qua, cioè il punto più in alto a sinistra dell'oggetto. Vedete che in questo caso utilizza tutti questi punti. Ok, se noi cambiamo dall'altra parte,
vedrete che utilizzerà questo punto adesso. Vedete che adesso tutta la griglia è ordinata verso il punto inferiore destro. Se noi andiamo a vedere cosa fanno queste due spunte, ci viene in aiuto un tooltip che ce lo dice. Se non impostata, ogni riga ha l'altezza del suo oggetto più alto. Per cui proviamo a portarlo in maniera centrale e poi a togliere questa spunta. Vedete che adesso la riga, soprattutto quella inferiore, ha subito uno spostamento. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, l'oggetto più alto è questo. Io scommetto che se adesso tiro una linea e ne tiro un'altra, la distanza di questa linea è uguale alla distanza di questa. Perché? Perché lui adesso l'allineamento degli oggetti non lo fa più utilizzando l'altezza di tutti gli oggetti, ma solamente utilizzando come riferimento l'oggetto più alto. Vedete che adesso lo sposta in giù. Ok. Se lo spunto, lo risposta nel punto. Stessa cosa, larghezza. Ovviamente in questo caso non succede niente. Perché? Perché nelle verticali abbiamo sempre tutti gli oggetti tutti più grandi, per cui andiamo magari a cambiarne uno, facciamo piccolino, questo è l'ordinamento normale e questo, vedete, è l'ordinamento tenendo conto dell'oggetto più piccolo. Per cui in questo caso l'oggetto più piccolo è questo. Andiamo a fare anche qui la prova delle diagonali. Vedete che questo oggetto qua, che è quello più grande, mantiene la stessa distanza dall'altro oggetto e da questo. Per cui questo qua, in questo caso, è l'oggetto più grande. Se noi spuntiamo questo comando, va a fare quel tipo di allineamento. Comunque qui basta fare un po' di pratica e poi capirete in maniera più semplice il funzionamento. L'ultima cosa da vedere è la data riquadro alla selezione. Ora mettiamo che noi non vogliamo avere per esempio una situazione di questo genere, dove tutti gli oggetti selezionati vogliamo che vengano distribuiti nella stessa identica area. Cioè, adesso magari facciamo, tiriamo delle nuove righe all'interno di questa area qua, cioè questa, lato superiore questo, guardando come riferimento questa zona, il laterale sarà anche qui questo e l'inferiore sarà questo. Per cui l'area di riferimento è tutta quest'area qua all'interno di questo quadrato azzurro. Se noi adesso spuntiamo questo tipo di parametro a data riquadro della selezione, facciamo ordina, vedete che non va più a ordinare gli oggetti seguendo le spaziature che abbiamo indicato, ma seguendo la selezione. Ok? Perfetto. Ovviamente l'ultimo viene spostato un po' in maniera superiore, perché abbiamo l'allineamento centrale. Se noi in questo caso avessimo l'allineamento basso, vedete che tutti gli oggetti vengono distribuiti con l'ingombro massimo che abbiamo all'interno del nostro oggetto. Ok, andiamo ora a cambiare dalla prima linguetta alla seconda. Dimenticavo di dire che fino adesso abbiamo utilizzato la prima, che è Rectangular Grid. Andiamo a utilizzare la Polar Coordinates. Settiamo la seconda, verrà cambiata un po' l'interfaccia. Andiamo magari a eliminare intanto le nostre guide.
e andiamo a vedere cosa ci mette a disposizione. Ci mette a disposizione anche qui un tipo di ancoraggio all'interno del boarding box, cioè della box di selezione. Intanto andiamo come prima cosa a selezionare tutti i nostri oggetti e a vedere cosa succede lasciando invariati gli elementi. Dice che non trova le liste di selezione. Perché? Perché nel secondo parametro che possiamo impostare abbiamo lasciato impostato Fist Selected Circle Ellipse Arc. E invece proviamo a selezionare il parametrized, per cui chiudiamo questo avviso, lasciamo questo e andiamo a fare un arrange. Vediamo che gli oggetti sono stati posizionati in questa maniera e qui abbiamo il tipo di dati che possiamo impostare, cioè il center. In questo caso coordinate del centro, ecco perché si trovava in questo punto. Infatti, se facciamo, vedete che il centro più o meno degli oggetti è posizionato sull'ancora della pagina, diciamo così, l'origine 00 della pagina. Per cui magari qui diamo un 100 e un 100 e qui magari centimetri. No, possiamo, sì, millimetri, no, centimetri, millimetri. Vedete che dovrebbe spostarsi da questa parte verso il basso. Infatti, vedete che si sposta un po' verso in qua e verso la parte bassa. Poi vabbè, possiamo avere radio, radius, il raggio e l'angolo. Vabbè, questi basta insomma fare un po' di prove, sono abbastanza intuitivi. Danno l'angolo di distribuzione radiale, ovviamente quando diciamo coordinate polari significa che tutte quelle coordinate che noi inseriremo non sono più riferite a una griglia, ma a una griglia polare, cioè quella classica griglia che ha forma di cerchi concentrici, diciamo così. Proviamo a cambiare, per esempio, primo parametro dell'ancora, cioè ancorato alla rotazione centrale degli oggetti, e vediamo cosa succede. Qui impostiamo i valori nuovamente a 0, così non andremo a avere l'influenza di questo tipo di parametrico, ma solamente del primo parametro, cioè il parametro dell'ancora. Vedete cosa cambia. Per ora cambia poco niente. Se noi ovviamente cambiamo questo tipo di distribuzione utilizzando i vari valori, sapete come funziona, cioè va a utilizzare invece che del punto centrale i vari punti di ogni boarding box dell'oggetto selezionato. Adesso andiamo a vedere cosa succede se noi inseriamo quella che è l'oggetto che lui ci chiedeva prima, cioè un oggetto ellisce. Magari mettiamoci dall'altra parte, selezioniamo tutti gli oggetti come ci richiedeva prima e andiamo a cambiare Fist Select, anzi usiamo ultimo perché in questo caso io andrò a utilizzare come oggetto l'ultimo oggetto selezionato che sarà la nostra ellisce. Vedete che spariti, spostandoci qui, spariscono tutti i parametri del parametrized e resta solo il rotate object. Andiamo a vedere cosa succede. Vedete che lui fa la distribuzione tenendo presente che l'oggetto su cui va a distribuire gli oggetti è l'ellisce. Se noi andiamo a spuntarlo, vedrete che vengono utilizzati gli oggetti senza ruotarli sull'asse di rotazione centrale. Nel caso in cui noi spostassimo questo punto, l'object boarding box, sul punto centrale, vedrete che gli oggetti si disporrebbero con il punto centrale su questa ellissi. Al contrario,
vedete che abbiamo una distribuzione sulla rotazione centrale dell'oggetto. Diciamo che questo tipo di arrange è un po' meno utilizzato, però anche questo può essere può tornare utile in svariate situazioni. Per quanto riguarda questi due tool, chiudo qui questo video. Grazie per averlo visto e alla prossima.